Barbara, adesso è arrivato il momento di guardare insieme una nuova puntata dedicata al coro di Capistrello, Agorà 81.
E allora 5 minuti di pausa per la corale Agora 81. Noi abbiamo fatto alzare dalla sua postazione Simone Persia, fisarmonicista, dubbottista, insomma polistrumentista di Agora 81, giovanissimo, complimenti. Grazie. Però mi hanno detto che qui dietro non c'è la tua fidanzatina, quindi vuol dire che insomma tante ore, 24 ore al giorno puoi pensare solo a questa, ecco, a questa vera fidanzatina. Certo, certo, penso sempre a lei, dalla mattina alla sera. La accarezzi, insomma. Certo. Davvero complimenti. Ascolta, grazie. Il tuo lavoro è un po' complicato perché nel momento in cui, io spero non accada mai, ma se il coro dovesse sbagliare, gestire i tempi della musica rimane complicato e questo è compito tuo. Sì. Come ti comporti in quel momento? Bisogna seguire il maestro, stare attento allo spartito, ascoltare con l'orecchio, però alla fine il coro ti viene dietro, il maestro anche, quindi se sbaglio io, se sbaglia il coro, alla fine riusciamo sempre... Insomma è tutta colpa, intesa, o merito del maestro Bellanima, direi. Certo. No? La rupina, la via,
Sogno nel cassetto, ovviamente tante manifestazioni, malgrado la giovane età, c'è un sogno da raggiungere? Divenire sempre più grande nella musica, cercare di arrivare ai grandi professionisti. E quanta speranza c'è? Tanta, basta che si studia. Il percorso da fare, ecco, c'è un obiettivo sotto l'aspetto degli studi, penso di sì. Sì, sono dell'opinione però che la musica deve sempre rimanere comunque un po' un hobby, un mondo a parte, fare non sempre una professione. Certo, sì, dipende comunque da quanto impegno ci si mette. E tu però hai l'intenzione di impegnarti, sì, Simone. Sì. Benissimo, allora noi lo lasciamo tornare in postazione perché la musica non si ferma qui, anzi continua. E allora grazie a Simone Persia, fisarmonicista e organettista, dubboltista del coro Agora 81. E allora insomma in bocca al lupo anche a te, torniamo in chiesa Sant'Antonio di Padova di Capistrello e rimanete con noi come sempre, insomma appoggiate il telecomando perché ne dovrete ascoltare ancora davvero delle belle. A voi. Marie, Marie, scappa Marie! Eccomi, che è successo? Sono incontrato Mammoda, non sa quello che mi ha detto. Mammota ieri m'ha detto così, sentiva io vattene. Ma tu Giovanni non c'ha da badare, che sulla tima da sposa. Ma mammota sente la gente. Mammi non mi importa di niente. Allora se tu me vo bene, senti Marie, senti quello che facemo. Baciame Marie, che so innamorato. Te voglio bene assai, non saccio perché. Perché si occhi begli m'hanno cantato. Crimine Marie, non te trattenere. Quando la sera passo per la via, sto coro sento dentro di soffocare. Allora tutto per me è malinconia. Baciame Marie, baciame Giovanni. Guarda io solo già sta per calà sopra quella montagna. Viene la luna che quando è più scuritte marragne, io parvono t'aspetto. E allora ci neiamo de botto, lesto lesto a io preto ci ama sposa. Baciame Marie, che sto innamorato. E voglio bene assai, non saccio perché. Perché si occhi belli m'hanno cantato. Crimine Marie, non te trattenere. Quando la sera passo per la via, sto coro sento dentro di soffocare. E allora tutto per me è malinconia. Baciame Marie.